Buonasera e benvenuti a un'altra puntata del nostro talk show. Anche questa sera ascolterete delle storie interessanti, quindi passo immediatamente a presentarvi i nostri due ospiti. La prima ospite è la signora Wanda Del Monte. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei di averlo accettato. La signora Wanda ci racconterà una storia vera, una storia di vita vissuta che la riguarda molto da vicino. E poi abbiamo un comico, Franchino, con il suo pupazzo Sbracone Spadapuzze. Ciao a tutti da Franchino e ciao da Sbracone anche. Saluta Sbracone! Mamma mia, ma sei tremendo! Sapete perché Sbracone fa le puzze? Sbracone fa le puzze! Non lo sappiamo, lo sapremo tra poco dopo aver ascoltato la storia della signora Wanda, prego. Sì, in pratica io 3 anni fa ho conosciuto Guido, un uomo di cui mi sono innamorata perdutamente. E l'ho voluto presentare a mio padre, ma lui non l'ha presa affatto bene. No, fin da subito ha cominciato a dire che non era l'uomo adatto a me, che se avessi iniziato una relazione con lui mi sarei cacciata in un mare di guai e così via. Per cui tra noi c'è stato un forte dissidio. E una sera di 2 anni fa abbiamo litigato così aspramente che da quel momento non ci siamo più rivolti la parola. Mia sorella più volte ha tentato di convincermi a riconciliarmi con lui, mi diceva che dovevo perdonarlo, ma io non ho mai voluto ascoltarla. E poi, un giorno ho scoperto che Guido mi tradiva con la sua segretaria, ma peggio ancora, con la mia migliore amica. Pensate. Con la migliore amica. E poi cosa è successo, signora Wanda? Lo racconti? Io ho provato a chiedergli delle spiegazioni e lui per tutta risposta mi ha detto che non dovevo impicciarmi, che se lui stava con me era soltanto per i miei soldi. Oh. Aveva ragione mio padre. Aveva proprio ragione lui. Ma perché lei non ha provato a riconciliarsi con suo padre, a parlargli? Io ci ho provato, ma non ho potuto. E perché non ha potuto? Perché? Perché lui... Lui è morto! E come è morto suo padre? Signora Wanda, racconti come è morto. La sera ero andata da lui proprio per chiedergli perdono, ma quando lui ha aperto la porta e mi ha vista, ha detto... Figlia indegna! Si è cacciato a terra! Di davanti a me! Oh, papà! Papà mio! Si calmi, signora Wanda. No, non deve chiedere scusa. Noi neanche possiamo lontanamente immaginare quale sia il suo strazio. Noi possiamo soltanto esserle vicini e cercare di comprendere. La prego, però, si calmi. Sì. Si calmi. Beh, allora, Franchino, come mai questo pupazzo fa le puzze? Una gravissima forma d'aerofagia che lo attanaglia fin da quando era bambino e non sa come uscirne, poveraccio. Dai, avanti, Franchino. Facci ridere. È una parola. È una parola adesso. Facciamo una cosa, facciamo che torno la puntata prossima, va. Facciamo, torno la prossima puntata, magari mi esibisco per primo, così. Tanto dura 5 minuti il pezzo, faccio il pezzo e me ne vado direttamente. Quindi facciamo così, va, che... Come preferisci. Sì, che è meglio, va. Allora non mi resta che salutare la nostra ospite, la signora Wanda Del Monte. Buonasera. Buonasera. Salutare il comico Franchino, almeno che tu non abbia ripensato. No, no, non ci ho ripensato, no, no. Salutare voi e darvi l'appuntamento a una prossima puntata del nostro talk show. Buonanotte.